torniamo all'evasione. Noi supponiamo che ci fosse un'auto fuori dal carcere. No, ci sono solo tre donne. Sì. Non sappiamo se hanno già lasciato un'auto, oppure se si sono nascoste da qualche parte. Comunque, non si preoccupi. Proseguiamo le ricerche con tutte le unità disponibili. Brucia. Stai perdendo un sacco di sangue, fammi la vedi se trovi un altro. Dai, mo te la stringo un po'. No, brucia. Ma lenta, non serve a niente. Dai, fammi, l'hai trovata su un altro. Ma ci sta tutto cosa? Sì, ci sta tutto cosa. Un nastro? Il cane non ci sta, forse sta indacchellata a botte, va bene. Eccolo qua, Chiamate un medico, mi sento male, mi sta salendo la febbre. Non possiamo, non adesso. Ma che dobbiamo aspettare? Marie, io tengo un cugino medico, possiamo chiedere a lui. E secondo te la polizia non lo sa che tuo cugino è medico? E allora fa come vuoi tu. Ma che ne sanno che io sono ferita? Lo sanno, Rito, lo sanno. Allora chiamiamo mamma. Chiamiamo mamma? Ma che stai dicendo? Tua mamma in questo momento è un microfono ambulante, pure un'entrata al cesso gli avranno messo le microspie. Guarda che a mia mamma gli sarà successo semplicemente qualcosa, altrimenti già si era fatta viva. Rita, mettiti l'anima in pace. Per 3 settimane ce ne dobbiamo stare buoni buoni qua dentro. Vediamo domani mattina come ti senti e ne riparliamo. Via. Yeah. Dai, su. Stai calma. Perché non ci chiamano, Maria? Perché lo sai, Rita. Siamo fregati? No. Però ci vuole un poco di tempo. Se che la mezza scimunita non avesse sparato. Che la mezza scimunita sta nell'elenco delle predilette di tua mamma. E comunque Donna Rosalba che ha fatto avanzare. Ci voleva una con un poco di fegato e Pamela ce l'ha. Ecco qua. È stretta bene? Sì. Aspetta. Dai, mi posso un po' con me. Che ti vuoi mangiare, Maria? E che ci sta? Basta il sugo di tonno. E che la gamma mangiata ieri? È quello che ci sta. Se è quello che ci sta, perché mi chiedi che voglio mangiare? Scusa, mamma mia. Va bene la pasta a te. Sei stanca? Un poco. Minchia, fammi... 3 settimane sono lunghe. Sono state quasi un anno in gelosia. E non mi pare che mi hai fatto qualcosa. Vai, la piccetta cosa, no? E all'impiedi. Chiamo in emergenza. Vieni a sedere qua, vieni. Vieni qua, vieni. Chiamo per piacere, chiamo. Che gli è saltata la copertura e per non essere fottuto pure lui ci ha mollato. Stai zitta, cretina, quello è un uomo di mia madre. E allora vuol dire che ci ha mollato pure mamma. Ti è chiaro il concetto? O te lo devo mettere per iscritto? Fammi la vuoi. Ma che vuoi? Che cazzo vuoi che ti sei messa a fare la pistolera? Che cazzo vuoi? E basta.
Se Donna Rosalba non ci ha fatto sapere niente, significa che è successo qualcosa. Comunque noi una soluzione la troviamo, eh? Non ti preoccupare.